Ciao a tutti, sono Sebastiano Esposito e in questa nuova video lezione ho scelto di analizzare la tecnica della pennata alternata, che a mio avviso è una delle tecniche madri per quanto riguarda lo studio della chitarra elettrica. L'artista che ho scelto di analizzare è Paul Gilbert, uno dei più grandi chitarristi attuali che utilizza la pennata alternata. Il brano che ho suonato poco fa era Technical Difficulties di Paul Gilbert. All'interno di questo brano possiamo migliorare la nostra pennata alternata, sicuramente in definizione, in attacco, in resistenza e soprattutto nel cambio corde. Perché? Perché Paul Gilbert sceglie la figura ritmica della quartina in questo brano, accentandola però come una terzina. Quindi ci ripropone continuamente questo cambio corde dalla quinta alla quarta corda. Adesso il cambio corde può essere esterno alla corda, ovvero in questo modo. Colpisco da sopra la quinta corda e da sotto la quarta corda. Oppure può essere interno, quindi un cambio corde interno. Colpisco da sotto la corda di sopra e da sopra la corda di sotto. Ok, detto questo, vi lascio l'ultimo consiglio nella fase di studio, ovviamente, quella di utilizzare un suono crunchato, quindi non eccessivamente distorto, in modo da poter notare tutti gli errori e poter insistere sull'attacco che vogliamo e sulla definizione della pennata che vogliamo. Passo a mostrarvi in primo piano la diteggiatura della mano sinistra che ho utilizzato e il movimento del polso della mano destra. Grazie e buona visione, buono studio.